con le quali anche Salerno si prepara ad affrontare il Ferragosto. Ci sono queste due giornate topiche del 14 e 15 che prevedono un importante afflusso di turisti, ce l'auguriamo, e quindi come tale sono l'occasione per poter predisporre dei gazebo per la distribuzione delle mascherine, ma soprattutto per svolgere una funzione informativa e di buone pratiche che verranno raccomandate ai turisti, ai cittadini, dal personale specializzato della Protezione Civile, dell'ASL, dell'Ordine dei Medici e quant'altri, per fare in modo di fare leva, come si sta tentando di fare, sulla coscienza individuale, valorizzare i momenti della coscienza individuale, che sono gli unici che possono in qualche modo proteggerci da un ritorno dell'epidemia. Perché se ciascuno di noi svolge una condotta adeguata, rispettando le norme che io vado declamando ormai monotonamente, probabilmente già questo basta ad attenuare il contagio potenziale e renderci più sicuri tutti. Diciamo che il dato più importante da registrare è che Regione Campania come turismo balneare sta resistendo bene, i dati sono confortanti, in particolare per la costiera cilentana il dato è straordinario, ma anche la costiera amalfitana mi pare che abbia degli ottimi dati di ripresa. Adesso pensiamo ad affrontare le 2 settimane più piene di turisti che potrebbero creare qualche problema, però mi pare molto importante sottolineare che tutte le istituzioni insieme, grazie anche al volontariato, si preparano al migliore dei modi. L'iniziativa che abbiamo lanciato oggi, quella del gazebo in piazza per la sicurezza contro il Covid, ci dà proprio la misura di quello che si sta facendo. Il volontariato, insieme alla regione, la prefettura e le istituzioni, ridanno ai cittadini un grande segno di responsabilità. Continuiamo a tenere alta la guardia, sono le 2 settimane in cui tutti o quasi scelgono di andare in vacanza, è bene farlo nel migliore dei modi, mantenendo le distanze e usando le mascherine.